a me Nicolò Cometto, ben arrivato. Insieme a lui, che è il nostro responsabile del servizio Finanza Agevolata, vediamo insieme i principali provvedimenti economici contenuti nel decreto Ristori bis. Nicolò, a te la parola. Sì, nella notte scorsa è stato finalmente pubblicato il testo definitivo in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto decreto Ristori bis, che prevede una serie di interventi di natura economica a sostegno di quei settori economici che sono stati particolarmente colpiti dagli ultimi provvedimenti che il governo ha emanato per contenere l'espansione e la diffusione del coronavirus, tra cui il DPCM del 3 novembre ultimo scorso. Tra questi interventi individuati nel decreto Ristori bis troviamo quelli di natura economica, per cui nelle zone rosse, tra cui appunto il Piemonte, sono previsti degli indennizzi a fondo perduto fino al 200% di quanto già era stato erogato nel mese di aprile e maggio con il decreto rilancio. Infine, per le zone arancioni e rosse è prevista una maggiorazione del 50% per gelaterie, bar, pasticcerie ed alberghi, che si aggiunge a quanto già disposto dal primo decreto ristori, quello del 28 di ottobre, arrivando quindi a un contributo pari al 200%. Il nuovo decreto prevede anche l'estensione di alcuni settori indicati nell'elenco delle attività economiche a cui sono destinati i contributi a fondo perduti, con degli indennizzi che vanno dal 50 al 200%. Tra questi nuovi settori inseriti nell'elenco dei settori aiutati dal decreto ristori, troviamo tra gli altri le aziende che operano come tour operator, i bus turistici e la ristorazione da asporto. Un'altra misura inserita è sempre per i settori colpiti e operanti nelle cosiddette zone rosse, troviamo la cancellazione della seconda rata dell'IMU, che era in scadenza il 16 di dicembre, per i proprietari e i gestori di immobili ad uso non abitativo. Per i settori colpiti sempre nelle zone rosse, infine, troviamo come nuova misura un credito d'imposta cedibile al 60% per gli affitti commerciali dei 3 mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Grazie mille Nicolò, e adesso possiamo guardare insieme la tabella con i numeri riepilogativi dell'unità di crisi della nostra regione. E come abbiamo potuto vedere nella tabella, l'unità di crisi della regione ha comunicato che i pazienti guariti sono complessivamente 40.737, di cui 4.699 in provincia di Cuneo. Sono 64 i decessi di persone positive al test Covid-19 comunicati dall'unità di crisi, di cui 6 verificatisi nella giornata di oggi. Il totale è ora di 4.742 deceduti risultati positivi al virus, di questi 475 in provincia di Cuneo. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 104.314, più 3.659 rispetto a ieri, di cui 1.422, ossia il 39%, asintomatici. Per quanto riguarda la provincia di Cuneo sono 13.472. I ricoverati in terapia intensiva sono 325, più 13 rispetto a ieri, e i ricoverati non in terapia intensiva sono 4.715, più 175 rispetto a ieri.
le persone in isolamento domiciliare sono 53.795, i tamponi diagnostici finora processati sono 1.178.337, di cui 641.392 risultati negativi. È tutto per oggi, grazie per averci seguito.